Per fare il corpo avremo bisogno di due palline di pasta di zucchero, una color rosa e una arancione. Iniziamo subito con quella color rosa e le diamo una forma a goccia. Anche con la pasta di zucchero arancione, la modelliamo a forma di gocciolina. Però togliamo un pezzettino della pasta di zucchero rosa, le uniamo e poi le rotoliamo assieme in modo da formare un unico corpo. La parte arancione e quindi la coda. E la lavoriamo in modo da farla diventare proprio sottile, con una punta piccola. E la parte quella rosa naturalmente è il corpo. Nella parte inferiore del corpo aggiungiamo un pezzettino di pasta di zucchero giallo chiaro chiaro e lo premo con le dita. Per fare le zampette davanti avremo bisogno della pasta di zucchero arancione chiaro. Creiamo un cilindro, lo pieghiamo a metà in modo da avere la stessa misura e poi lo tagliamo a metà e facciamo la stessa cosa con della pasta di zucchero del color giallino, proprio chiaro chiaro. Creiamo un cilindro, lo pieghiamo e lo tagliamo. Mettiamo tutti e due i pezzettini assieme e li rotoliamo in modo da crearne uno intero. Io già ho creato anche un altro pezzettino uguale, cercando di farlo più simile possibile al primo. Pieghiamo la zampetta proprio un po' sotto la parte gialla e sempre usando il leaf shaper incidiamo le dita. Ritorniamo di nuovo a lavorare al corpo. E usando l'attrezzo questa palla creiamo dei solchi per mettere le zampette. Quindi possiamo inserire la gambetta. Le ho posizionate le zampe in modo che quella di destra sia un pochino più avanti e quella di sinistra quindi un po' più indietro. Con della pasta di zucchero fucsia creo un cordoncino lungo e lo posiziono fra la divisa e la coda e poi anche fra la divisa e le zampette. Per fare le zampette posteriori si fanno nello stesso modo di quelle davanti, però poi si piegano a metà e poi le possiamo posizionare vicino alla coda. Creiamo un altro buchetto dove poi metteremo la testolina con il collo. Inseriamo uno stecchino proprio partendo da dove metteremo poi la testa in modo che sorreggerà appunto la testa stessa. Per fare la testa uso una pallina di pasta di zucchero color arancione chiaro. Da una parte mi creo il collo premendo e rotolando. Al centro con il mignolino creo lo spazio dove poi metteremo gli occhi. Quindi possiamo inserire la testolina dentro lo stuzzicadente molto delicatamente. Con un attrezzo a palla creiamo i solchi per gli occhi. Utilizzando invece della pasta di zucchero color giallino, che deve essere di forma ovale, creiamo il musetto. Però dalla parte superiore lo pizzichiamo e allunghiamo un pochino. E lo posizioniamo al centro della faccia tra gli occhi. Quindi vado ad aggiungere un altro pezzettino di pasta di zucchero, sempre dello stesso colore, però proprio sotto il musetto. Ricopro gli occhi con della pasta di zucchero color arancione.
poi mi creo i solchi per gli occhi. Li riempio con della pasta di zucchero bianca. Per creare l'iride aggiungo due cerchetti di pasta di zucchero fucsia, poi marroncini per le pupille e poi per il punto luce dei minuscoli pezzettini di pasta di zucchero bianca. Per le sopracciglia aggiungo dei sottilissimi pezzettini di pasta di zucchero marroncina e poi altri due più piccoline per creare le ciglia curve. E per le sopracciglia un altro pezzettino, però un po' più spesso. Per sorreggere meglio il nasino creiamo un buchetto e poi aggiungiamo un triangolino color marrone proprio al centro. Invece per fare le orecchie ci servirà della pasta di zucchero color sempre arancione, a gocciolina la premiamo ed incidiamo due taglietti. Per il ciuffetto invece usiamo una pallina piccola, facciamo tre taglietti con una forbicina e poi allunghiamo un pochino e arrotoliamo questi pezzettini e andiamo a posizionare al centro della fronte. Per aggiungere la cuffietta che ha Sky, alziamo un pochino le orecchie, mettiamo una striscetta color rosa. Se è troppo lunga la tagliamo. E usando sempre lo stesso colore copriamo la testolina. E quindi aggiungiamo anche il collare. Lo zainetto invece è una strisciolina rettangolare che pieghiamo e posizioniamo sopra le spalle di Sky. Creiamoci un po' di spazietto e così aggiungiamo le ali. A questo punto, per creare gli occhiali che ha Sky sulla testolina, aggiungiamo prima una striscetta di pasta di zucchero fucsia e togliamo la pasta di zucchero in eccesso. E poi aggiungiamo due palline sopra la testolina e le andiamo premendo. Poi utilizziamo altre due palline, però leggermente più piccoline. Anche questa volta le premiamo e aggiungiamo della pasta di zucchero grigio proprio all'interno. Per la zip sulla divisa aggiungiamo una striscetta grigia. Invece per creare il distintivo prendiamo un ovale grigio, lo tagliamo a metà e con una cannuccia togliamo gli angoli superiori. Al centro aggiungiamo della pasta di zucchero fucsia e cerchiamo di darle il più possibile la stessa forma della pasta di zucchero posteriore. Poi con dei pezzettini sempre grigi cerco di farlo sembrare più simile possibile al suo distintivo e possiamo posizionarlo davanti al collare. Infine controlliamo se c'è qualcosa che può essere modificata. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così non dimenticate di spolliciare, sarei curiosa di sapere cosa ne pensate. Invece se siete nuovi del canale iscrivetevi così non perderete nuovi video tutorials. Inoltre sul mio canale troverete video tutorial dei cartoni più belli di San Valentino e molto altro ancora.